Questa è un'osservazione molto giusta, perché in effetti questo paese, nel periodo della RSI, è un paese profondamente diviso. Ogni territorio fa repubblica a sé, lo fa per caratteristiche culturali anche di lunga data che riemergono in questo momento di crisi, e lo fa perché è anche costretto da una congiuntura per la quale è impossibile contare su una pianificazione più generale, e ogni territorio deve fare da sé. Infatti ci sono degli esempi, no, che poi si vedranno addirittura molto più chiari al momento della liberazione. Ci sono delle province che promettono di dare il formaggio in cambio delle scarpe. Questa è una cosa che mi aveva colpito molto quando studiavo queste cose, no? E questi sono è l'Italia del tempo, l'Italia smozzicata, che è smozzicata non solo dal punto di vista ideologico e politico, ma anche dal punto di vista del materiale, dei passaggi, eccetera. Passare il Po non era solo passare una linea militare, era una difficoltà enorme transitare attraverso questo fiume, perché non c'erano i mezzi. E le storie dei viaggi di queste persone attraverso l'Italia del tempo sono straordinarie e tra l'altro anche bellissime.